Anche le costruzioni possono essere sostenibili, in che modo? Allora, le costruzioni sono sostenibili a partire dalle fondamenta, utilizzando macchine ad impatto zero, ibride, ad emissioni gassose e sonore praticamente inesistenti, utilizzando anche all'interno di questi macchinari oli biodegradabili per evitare il percolamento nel terreno mentre si fanno lavori proprio, no, di scavo, immagino, dalle fondamenta. Non solo, ma soprattutto oggi che è partito il settimo ciclo delle costruzioni e la maggior parte degli edifici saranno ristrutturati o demoliti, anche nella demolizione utilizzare questi macchinari appunto ad impatto zero di nuova generazione, non solo i macchinari per demolire ma anche per riqualificare e triturare i rifiuti in sito, in loco. Stiamo parlando di macchinari che vengono utilizzati all'interno di centri abitati, magari in zone dove vicino ad ospedali, asili, centri abitati e quartieri. Quindi stiamo cercando di far leva appunto su questo, il ciclo vita delle costruzioni. Non è solo costruire un edificio in classe A+ per i materiali, ma anche e soprattutto proprio i mezzi che andranno a ristrutturare, i mezzi che andranno a demolire, i mezzi che andranno a triturare i rifiuti, anche questi sono inseriti nel ciclo vita dell'edificio. Quindi classe A+, entriamo anche noi con il comparto del macchinario e di un'energia che non verrà più dispersa ma attraverso la cogenerazione riutilizzata.